Mi avete chiesto il significato dei parassiti intestinali secondo la medicina cinese. Questa antica disciplina li inserisce nel gruppo dei disturbi da umidità interna, con il gonfiore addominale o, ad esempio, l'eccesso di muco. Quindi vediamo bene che l'umidità interna viene declinata in vari modi nella medicina cinese, tra cui appunto quello dei parassiti intestinali. E questo disturbo ha una serie di sintomi come l'attundimento, la mancanza di concentrazione, la sonnolenza, i disturbi digestivi. E ad un occhio attento, quindi ad un naturopata che sia esperto in medicina cinese, verrà subito in mente l'eccesso di umidità, perché sono proprio tutti sintomi correlati ad un'umidità in più, ecco, rispetto al solito. Ecco, quindi teniamo presente che nel corpo agiscono due forze, quindi lo yin e lo yang, che devono rimanere in equilibrio perché possa continuare ad esserci il benessere psicofisico. Quando una di queste due prevale, si crea uno squilibrio e quindi il sintomo manifesta questo squilibrio necessariamente. Quindi come risolvere la questione dei parassiti intestinali, beh, ogni persona è diversa e quindi io lo dico sempre, non c'è una soluzione univoca per questo tipo di disturbo, ma viene considerata prima di tutto la persona nella sua personalizzazione. Ecco, perché appunto nella naturopatia non esistono dei protocolli veri e propri, ma si parte sempre dalla persona e dalla sua costituzione e poi si integra quello che si è compreso dall'analisi di questa costituzione con il disturbo che questa sta vivendo, cercando di identificare i rimedi più utili per risolverlo. Vero è che comunque nel caso dei parassiti e nel caso di un eccesso di umidità interna sarà importante ridurre quest'umidità con l'alimentazione, ad esempio, ma anche con l'utilizzo di fitoterapici proprio per aiutare il corpo al ritorno, quindi a ritornare a un suo equilibrio il più velocemente possibile. Ecco. E niente, io spero che questo piccolo approfondimento sia stato utile per capire che cosa c'è dietro anche un disturbo come quello dei parassiti. Niente, se avete delle domande, scrivetemele nei commenti qui sotto, e niente, vi rispondo molto volentieri. Ciao!